Buongiorno a tutti e buongiorno a Emiliano Alessandrucci, presidente del Colap, che ringrazio per essere qui oggi. Emiliana e il Colap sono il punto di riferimento per qualche migliaio di professionisti non ordinistici e professioniste, e sottolineo questa cosa perché è noto a tutti l'impegno di Emiliana anche per quanto riguarda in generale i temi legati al mondo femminile, in particolare alla professione, alla donna professionista. Buongiorno Emiliana. Buongiorno a te Dorotea e grazie ovviamente a te per l'invito e per questa possibilità di parlare ai soci Shiatsu in particolare e in generale a tutta la platea. Intanto ringrazio anche la Fisieo non solo per questo invito, ma anche per tutto il lavoro straordinario che attraverso il vostro presidente e attraverso il mio vicepresidente Giuseppe Montanini, attraverso te Dorotea, tanto fate per il Colap e per tutte le nostre associazioni aderenti, perché anche questo è fare associazioni e mettersi a disposizione anche degli altri. Il Colap, come hai detto, rappresenta qualche migliaio, io dico precisamente 300.000 professionisti che appartengono alle diverse aree del mondo professionale. E in questo periodo vi devo dire che ho fatto uno sforzo enorme con un grande e unico obiettivo: quello di non far sentire soli i professionisti e le associazioni. Il nostro obiettivo come Colap, e devo dire questo grazie anche allo staff che non si è mai riposato nemmeno nel periodo estivo, era quello, in questo periodo di grande difficoltà, di totale incertezza e disorientamento, di avere un punto di riferimento e di avere un punto fermo che è appunto dove trovare informazioni, ma anche energia. Spero che in parte ci siamo riusciti, e l'obiettivo del Colap è quello della lobby istituzionale, quindi la rappresentanza delle istanze dei propri iscritti presso le istituzioni, ma devo dire che in questa emergenza l'obiettivo del Colap si è allargato enormemente, di questo sono fiera e ho fatto quello che potevo con grande impegno e lo continueremo a fare. Grazie anche, come dicevo, alla collaborazione di tutte le associazioni. Le sfide che ci aspettano nell'autunno e nell'inverno, ma io conto anche nella primavera e nella prossima estate, sono altissime e le potremmo vincere soltanto con determinazione, competenza e con una grandissima dose di fiducia, perché noi ripartiremo e ripartiremo alla grande. Grazie Emiliana. Chiaramente noi riconosciamo il grande lavoro fatto dal Colap, voleva essere ironico quel qualche migliaia di professionisti, perché nonostante siamo veramente tanti professionisti non ordinistici, diciamo che è soltanto grazie al lavoro che ha fatto Colap che è emersa questa nostra situazione drammatica anche agli occhi della politica, e solo da qualche anno si ricordano di noi i politici, grazie appunto al tuo lavoro e al lavoro del Colap. Vorrei farti qualche domanda che però non ha niente a che vedere con le partite IVA, con la previdenza, sui temi che attraversano trasversalmente, no, la nostra, tutti i professionisti non ordinistici. Il 25 settembre, cioè l'ultimo giorno della nostra manifestazione nazionale, la settimana dello Shiatsu, che la federazione promuove ogni anno, dal 18 al 25 settembre, appunto, parteciperai alla tavola rotonda che abbiamo organizzato sul tema Le cure del futuro. Volevo chiederti, Fiseo sta lavorando da tempo per dare dignità alla nostra professione. Abbiamo fatto molte esperienze, molti progetti, veramente tanti e prestigiosi esempi pratici di integrazione a fianco delle professioni sanitarie. Però resta ancora in piedi un pregiudizio nei confronti dei professionisti non ordinistici. Quali possono essere le richieste per il mondo politico e per le istituzioni affinché la medicina integrata, quindi anche lo Shiatsu, sia maggiormente considerata come valido supporto alle cure del futuro? È una domanda da un milione di dollari. Io ovviamente provo a rispondere
con le mie competenze. Intanto interessantissima questa settimana che avete dedicato alle cure, io direi alle persone, perché come molti dicono, la prevenzione e la centralità della persona potrebbe in qualche modo evitare poi i tanti tipi e tante modalità di cure. Credo che lo shiatsu, come tantissime altre pratiche e discipline, oggi siano state accettate anche dalla medicina tradizionale. Allora io quando parliamo con i medici, quando organizziamo le tavole rotonde, sento che dicono: no, ma noi lavoriamo in staff integrati, addirittura in centri di oncologia. E allora mi domando, allora dov'è il problema? Perché tutto questo non può nascere fluidamente, ma anche con il supporto, non dico solo economico, ma anche di progetti, di proposte da parte delle istituzioni, degli organismi che normalmente si occupano di questo. Io, Dorotea, ti faccio ovviamente delle osservazioni che sono delle osservazioni politiche, non essendo una sciatsuca, ma essendo una cliente dei vostri operatori. La risposta politica è che temo che ancora ci sia una contrapposizione tra competenze e, ahimè, tra fortini e di mercato. Ora voi direte: ma come parli di mercato quando parli di medicina? Purtroppo sì, perché credo che non ci sia nessun altro motivo che possa in qualche modo impedire l'integrazione, ovvero la crescita sì delle professioni di cui stiamo parlando, ma anche di una modalità nuova di prendersi cura, di farsi carico delle persone, di mettere la persona, l'individuo al centro della nostra attenzione. Ahimè, i problemi della politica è quello che sentono di dover scegliere tra la lobby forte, storica, radicata degli ordinisti, così appunto non solo i medici, ma anche i fisioterapisti, ma anche altri logopedisti, eccetera. E psicologi e voi. Io credo che oggi una lungimiranza delle professioni faccia pensare che crescere vuol dire crescere tutti. Non sarebbe una crescita reale e longeva se soltanto una categoria professionale riuscisse appunto ad affermarsi e a crescere. Credo che oggi alla politica voi dobbiate sicuramente due cose, forse tre. La prima, farvi conoscere. Far conoscere di più quello che fate, di più le garanzie che fornite come associazione, il lavoro straordinario che fate nella promozione di competenze, nella verifica delle competenze, nell'attestazione delle competenze e nella supervisione, perché queste sono professioni vere e lo dimostrano i percorsi formativi che i nostri professionisti fanno. Io ricordo la moltitudine di ore di cui abbiamo tanto discusso, che gli shiatsuga devono adempiere di formazione per essere considerati dalla fisio degli operatori professionali, e quindi puntare sulla promozione di quanto un operatore delle vostre discipline sia formato, supervisionato e verificato. Questo mette tutti molto di più al sicuro e soprattutto distingue il professionista dal, ahimè, cialtrone ancora molto diviso. Quindi, prima cosa, comunicazione chiara sulla professione e sulla garanzia che l'associazione svolge nei confronti delle istituzioni, del cliente e del professionista. La seconda parte, diciamo, che mi sento di dire cosa può fare la politica è di far comprendere appunto che non c'è contrapposizione e sovrapposizione di competenze, che quello che fa il fisioterapista, il medico, l'ortopedico, lo psicologo, il logopedista è sacrosanto, afferisce a un mondo di competenze che non è quello dello shiatsu. Infatti parliamo di medicina integrata, non di sostituzione. Parliamo di medicina integrata, io direi anche di prevenzione integrata. E questo è il messaggio chiave. Non si è in contrapposizione, non si è in sovrapposizione e soprattutto se vogliamo parlare di fortini, ahimè, di competenze e di mercato, sono sicura ed è dimostrabile che la crescita di una professione è strutturata e radicata solo se insieme ad essa crescono anche le altre professioni. Del resto, moltissime esperienze, molte lei le
Anche citate tu ci dimostrano l'eccellenza dei risultati quando la medicina agisce in maniera integrata. Credo che anche questo debba essere frutto di studi e di promozione con la politica. La politica è sempre troppo lontana dall'innovazione. Se vogliamo l'idea fisieo di proporre una nuova modalità di cura, io dico una nuova modalità di centralità della persona, è un'idea nuova. E come nuova va raccontata. La politica, ahimè, Dorotea, mi perdonerai, è indietro 10 anni. Parla di modelli organizzativi del lavoro, della sanità, della cura, che sono vecchi di 10 anni. E quindi il vostro lavoro principale è dire: guardate che c'è innovazione anche nell'approccio alle persone e alla cura. È un nuovo modo di vedere la cura e di integrare le competenze. La terza cosa che dico, e lo dico sempre con grande senso di responsabilità, è di fare un lavoro serio di denuncia verso chi svolge la vostra professione in maniera incompetente, rischiosa e anche, come dire, a volte, direi dolosa. Questo è importante, farlo ovviamente verso i propri soci, ma anche verso il mercato, perché altrimenti quella mela marcia, che poi a me sappiamo che nella storia sono state più di una, può rovinare tutto questo processo di credibilità, di dignità, come dicevi tu, che avete fatto verso la professione. Quindi comunicazione sul ruolo delle associazioni che svolgono a garanzia del cliente e delle istituzioni. Far comprendere che crescere vuol dire crescere tutti insieme e che la medicina oggi è innovativa e che va proposto un nuovo approccio che non è quello obsoleto. Credo che anche questa crisi possa diventare un'opportunità per ripensare anche il nostro modello sanitario e il nostro modello di cura delle persone. L'altra cosa, è di essere uniti, fare rete. E questo è un compito che mi prendo come Colap, voi della Fisieo lo sapete, credo che la pluralità delle associazioni professionali sia un sacrosanto diritto e faccia bene al mondo professionale, ma questa pluralità non deve essere una porta di concorrenza sleale o qualcosa di simile. È importante che le associazioni di Shiatsu, come quelle anche di altre discipline, facciano rete, facciano un blocco e che la comunicazione, i modelli formativi, la verifica delle competenze sia il più omogeneo possibile. Questo accrescerà la nostra credibilità e anche la nostra forza rappresentativa. Grazie Emiliana, chiaramente non posso che concordare con quelle cose, con le cose che hai detto, anche perché lo sai, noi ci crediamo, crediamo nella nostra professione, crediamo anche nei sistemi di cura dove intervengano sia i professionisti sanitari che contrastano nello specifico i processi degenerativi e patologici, ma anche i professionisti non sanitari che favoriscono altri processi, no? Quindi ricostruttivi, adattivi, rigenerativi, quelli che noi chiamiamo processi salutogenici. Quindi quello che mi sento di chiederti, ma che si evince anche da quello che ho detto prima, è se ci affianchi, se il Colap ci può sostenere in questa battaglia, perché prevedo che sarà una battaglia riuscire a importare, no, questo nuovo modello nella politica anche, cioè con il consenso della politica. Allora, Dorotea, allora, la prima risposta che ti voglio dare, ma ovviamente faccio una premessa che è ironica, è assolutamente no, perché come è noto il Colap si occupa di temi trasversali che riguardano tutte le professioni che vanno dallo sciozzo al tributarista e quindi un tema così verticale legato alla professione non è di nostro interesse. Ovviamente non è così, perché come dicevo prima, in realtà questa innovazione di proporre una medicina integrata, un'innovazione professionale che coinvolge non solo lo sciozzo, e non solo le discipline, ma coinvolge le persone, i professionisti, che a loro volta sono i vostri clienti, che a loro volta sono i malati verso cui le professioni sanitarie si rivolgono. E poi perché noi abbiamo lavorato tantissimo sul concetto di professione sanitaria, abbiamo lavorato, ho preso tantissime porte in faccia, ho preso anche delle brutte parole in varie occasioni, ma non abbiamo mollato. Intanto perché sembra sempre che delle persone occorre preoccuparsene soltanto da un punto di vista di sanità.
Invece noi appunto dobbiamo pensare che le persone hanno bisogno di una centralità, di un'energia, di un'attenzione e di un'attivazione che possa essere diversa da quella sanitaria, ospedalizzata, ospedalizzante. E quindi assolutamente sì, avrete il collap al vostro fianco, io continuerò a creare una rete di relazioni, quello che posso fare, che metterò a disposizione della vostra e delle altre associazioni per fare in modo che si ragioni su questo nuovo modello di cura e io ripeto, di centralità della persona. Continuo a dire centralità della persona, Dorotea, perché io, come sai, sono un counseling. Ho studiato counseling, sono un counselor e sono un coach e il cuore del mio approccio è la centralità della persona. Anch'io in qualche modo attraverso una relazione d'aiuto mi occupo dell'altro, non necessariamente quando sta male. E quindi dico, dobbiamo anche su questo ragionare. Il coach lavora accanto al dirigente d'azienda, allo psicologo aziendale e qui e in quel caso funziona, da solo non funzionerebbe. Ed è per questo che dico che questa è una battaglia che riguarda il collap, ma che in realtà riguarda tutte le professioni, perché è un esercizio, una palestra di innovazione. Come dici, sarà difficile raccogliere il consenso della politica. È difficile perché la politica si muove verso schemi consolidati e, come dicevo, vecchi. Noi siamo nuovi, un po' destrutturati, abbiamo visioni molto più fluide e quindi siamo anche più difficili da incanalare. Ma questo non vuol dire che non avremo quella capacità di influenzare la cultura e le scelte. Voi sapete che la cosa più difficile non è ottenere un emendamento o ottenere un emendamento approvato, quante leggi ci sono approvate e non sono state mai applicate. Quello che noi dobbiamo fare adesso e l'obiettivo che ci dobbiamo porre verso la politica, verso le istituzioni, ma io direi anche verso il mondo sanitario, è quello di cambiare la cultura della cura e anche i pregiudizi legati a tutto ciò che non è medico e sanitario, ricordandoci sempre che l'obiettivo che abbiamo non è sostituirci, ma integrarci. E questo messaggio deve essere molto chiaro. Escludere delle competenze dalla cura, dall'attenzione alla persona, vuol dire ridurgli la possibilità di cura, la possibilità di stare bene, la possibilità di prevenzione. Quindi quando parliamo alla politica su questo dobbiamo puntare. Non state togliendo mercato, state togliendo opportunità a delle persone che attraverso una medicina integrata, una collaborazione, ma anche dei banali trattamenti potrebbero trovare giovamento per il loro equilibrio energetico, per la loro stabilità emotiva e via dicendo. Quindi quello su cui dobbiamo puntare è il cambiamento culturale della cura. E questo non è solo verso la politica, Dorotea, mi sento di dire che è verso gli enti di formazione, è verso i media, che sapete oggi coinvolgono tantissimo le decisioni, incidono moltissimo sulle decisioni politiche. Se facciamo un lavoro di cambiamento della cultura nelle università, nelle scuole di formazione, appunto, nei centri medici, ma anche nella politica, questo potrà avviare un vero e proprio cambiamento. Non possiamo puntare all'apice, ovvero alla politica, al governo, ai parlamentari, se prima non abbiamo anche mosso, lavorato contemporaneamente con un cambiamento culturale, anche verso i clienti. Occorre fare campagne di spiegazione, di illustrazione di quello che si fa, dei benefici, dei progetti che hanno portato beneficio ai anche ai nostri clienti. Occorre fare sì che ci sia un cambiamento globale italiano dell'approccio alla cura. Dico italiano perché, ahimè, anche in questo spesso ci ritroviamo ad essere gli ultimi, perché queste esperienze di cui mi parli e che io conosco da vicino, in alcuni paesi sono alla portata di tutti. Noi invece dobbiamo trovare il progettino nel centro speciale dove abbiamo trovato la persona intelligente che coglie l'opportunità e non il rischio. Quindi, quello che mi posso dire è diamoci dei meta obiettivi. Il primo è di avviare fin da subito una comunicazione chiara con tutti gli stakeholder, con tutti i soggetti interessati su cosa vuol dire medicina integrata, sui progetti che abbiamo fatto, su quanto questa integrazione, questa collaborazione, questa condivisione tra mondo medico, sanitario e le discipline del benessere, chiamo le professioni associative della relazione in generale di aiuto e di supporto, possono in maniera
coordinata portare beneficio ai nostri cittadini, che sono in alcuni casi pazienti e malati, ma in alcuni casi magari no, e quindi possiamo aiutarli a non diventarlo, perché questo paese investe davvero troppo poco sulla prevenzione e troppo poco sulle riabilitazioni. Ti curano, ma non ti seguono prima e ti seguono molto poco dopo. Noi su questo sento che potremmo dare un vero grande aiuto. Quindi spero che questo 25 settembre sia anche l'occasione per avviare un programma di comunicazione chiaro, di diffusione di un messaggio che sia, come dire, quel semino che possa avviare il cambiamento culturale di cui parlavo.